Quando parliamo di natività, ci viene in mente la ricostruzione plastica della nascita di Gesù, il presepe, quello classico che mettiamo in casa una volta l'anno in prossimità del Natale. Ma c'è una cosa che a me colpisce in modo particolare della natività. È la frase del Vangelo di Luca: per loro non c'era posto. Quella che mentalmente ci fa collocare il presepe in un ambiente scomodo, in un ambiente difficile. Questa frase trasforma un presepe qualsiasi in uno strumento in grado di farci vedere più a fondo ambienti e spazi e situazioni difficili che necessitano di grande integrazione. E di fronte alla forza che ha la scena della natività per farci comprendere queste realtà difficili, voglio raccontarvi una storia. Una storia che nasce in manicomio, che parte da Cogoleto e termina a Genova IV. Tutto è cominciato nel 2007, quando per la prima volta sono andato a fotografare l'ex manicomio di Cogoleto. Là ho visto per la prima volta il presepe che era stato fatto dentro quel manicomio. Non avevo con me il cavalletto, non ne sapevo niente della sua esistenza. E tutte le foto sono andate perse. Si continua nel 2015, quando sono invitato dall'Associazione Culturale Cogoleto 8 a fare un incontro sulla mia attività di memoria. Proprio al termine di quell'incontro venne da me una persona e mi disse che aveva le foto di quel presepe, ma non sapeva cosa farsene. Da lì decisi di prendere le foto di questa persona, Fulvia Pischedda. I racconti che Maurizio dell'Associazione Culturale Cogoleto 8 aveva fatto a Tommaso Molinari e il dottor Arnone, e da lì mettere tutto quanto insieme per creare un nuovo racconto che potesse tenere in vita la storia del presepe. Andiamo nell'anno della sua divulgazione, anno 2017, presento Anime di Cartapesta a Cogoleto. Lo scopo è quello di sensibilizzare a un suo recupero, che purtroppo non è mai avvenuto. Il racconto del presepe arriva così a Genova IV nel 2018, anno della manifestazione 180x40, anno che ha trasformato il presepe di Cogoleto in qualcosa di più grande. Come ben sapete, il presepe del manicomio di Cogoleto nasce proprio dentro la struttura manicomiale per portare alla luce quello che era la vita di queste persone, per denunciare quello che era il manicomio, l'esclusione. E la frase per loro non c'era posto diventa assolutamente perfetta se la mettiamo dentro un contesto manicomiale. Purtroppo non è stato possibile recuperare il presepe del manicomio di Cogoleto, salvarlo dall'oblio, ma se non possiamo recuperare la struttura originale del presepe, per farla vivere bisogna trasformarla in un'idea, in un concetto. È così che il presepe di Cogoleto prende una nuova vita, diventa memoria storica di quella realtà, della realtà del manicomio che non deve essere più vissuta. E quindi cambia location e si sposta nell'altro grande manicomio della Liguria, Genova IV. Il collettivo artistico Quarto Pianeta decide così di recuperare artisticamente il presepe, creandone uno nuovo. Ma se proprio non riusciamo a recuperare materialmente questo patrimonio artistico, dobbiamo fare in modo di non dimenticarcelo. Pertanto è stato ricostruito una parte di questi padiglioni per tenere in piedi quello che culturalmente ci ha insegnato il presepe. I presepi di Genova IV sono legati dal fatto di rappresentare scene che non devono più tornare. Che la natività è presente negli spazi e nei luoghi in cui c'è dolore e sofferenza, per farci capire che quella cosa non deve più tornare. Se negli anni Ottanta la natività era dentro un manicomio, adesso è dentro le catastrofi che vediamo tutti i giorni. Ma la domanda, dove nascerebbe oggi Gesù? Sicuramente non nascerebbe in un modernissimo e pulitissimo ospedale, di quelli all'ultimo grido, no. Nascerebbe in tutto quello che noi non abbiamo il coraggio di guardare, in quello che ci procura vergogna, in quello che ci fa paura, che però è necessario assolutamente vedere là dove
nascerebbe Gesù. Di nuovo, per insegnarci che dobbiamo fare qualcosa. Questo è un grandissimo insegnamento della Natività, assolutamente importante. Un racconto per mettere in evidenza tutto quello che non deve tornare. Perché questa lezione di vita che c'è dietro il presepe mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato che ci vogliono anni a far nascere le cose e che ogni cosa accade esattamente quando siamo pronti a gestirla. Mi ha insegnato che bisogna avere pazienza, assolutamente, sempre. Mi ha insegnato a guardare le cose da un punto di vista diverso, perché generalmente nella vita quello che sbagliamo noi è soltanto il modo in cui guardiamo le cose. Le cose ci capitano e quelle che ci capitano hanno in sé la soluzione. Quando persi il presepe la prima volta, pensai che quella fosse veramente la tragedia più grande, quando in realtà quella perdita è stato il motore che mi ha permesso di creare tutti i collegamenti necessari per arrivare oggi a raccontarla con grande passione e grande piacere, questa storia. E quindi, probabilmente, se non avessi perso quegli scatti, oggi non la racconterei neppure. Paradossale. Una storia che mi ha insegnato che niente è perso per sempre, che finché c'è un ricordo, una cosa è viva. Le cose muoiono quando vengono dimenticate. E ho voluto omaggiare questa nuova ricostruzione del presepe di Prato Zanino con una filastrocca. Vogliamo fare un presepe che sia importante, che sia di scene, di storie, di racconti abbondante, che sia grande da non stare in uno stanzino, proprio come quello del manicomio di Prato Zanino, un presepe che ci possa insegnare il coraggio, come la legge 180 che nacque proprio a maggio, un presepe con materiali riciclati, perché nel mondo non si stia più separati, un presepe che non ci faccia dimenticare. Perché la storia passata non deve più tornare, perché c'è chi la chiama memoria, ma a noi piace chiamarla anche vittoria, perché il dolore sarà solo dannazione se non riesce ad insegnarci una lezione, ma se nel dolore troviamo la soluzione, sarà questa la vera rivoluzione.